Facciamo un po' di lezione di economia, ok? Ho scoperto una cosa di recente molto importante. Ho scoperto che una società che fattura, che ha fatturato in passato e che fattura ancora oggi, no? Che fattura 600 milioni all'anno e che negli anni precedenti fatturava, qualcosina, ha bisogno di plusvalenze presunte illegali per iscriversi al campionato. Allora, ogni volta che io parlo di economia con determinate persone, un neurone si infrange contro la scatola cranica. Ok? Perché ogni volta che io parlo di economia con determinati soggetti, io ho a che fare con soggetti che non hanno la più pallida idea di cosa stanno dicendo. Allora, purtroppo, quando si è competenti in una materia, non si ha bisogno di ascoltare Pistocchi, Ziliani o altre persone di questo genere. Ci si fa un pensiero proprio, ok? E noi parliamo proprio di questo. Voi sapete bene che negli ultimi giorni sono state pubblicate insomma, le motivazioni per le plusvalenze, X, Y, eccetera, eccetera. La Juve probabilmente dovrà ancora una volta sottoporsi, eccetera, eccetera. Però si parla di plusvalenze, no? Si parla di soldi essenzialmente. E allora voglio fare un discorso un po' generale oggi, basato sul denaro, cioè sui soldi. Perché alla fine noi possiamo parlare di tutto quello che ci pare, ma alla fine conta il denaro all'interno di questo discorso. Quindi noi oggi parliamo di soldi. Non parliamo solo di sport e di ma parliamo proprio di soldi, perché è importante parlarne, perché forse tanta gente ha dimenticato cosa, co ha dimenticato come si calcola una plusvalenza. E noi andiamo oggi a fare un discorso molto molto particolare. Facciamo un discorso molto molto semplice, molto molto lineare, non vi voglio assolutamente annoiare con dei discorsi di economia stretta perché sennò qui, insomma, così. Prima di iniziare, come al solito, che dovete fare? Iscrizione, like, campanellina, cose semplici. Qua sotto, guardate le mie dita, guardate qua sotto, c'è il tasto iscriviti, cliccate, una volta che avete cliccato su iscriviti, cliccate sulla campanellina delle notifiche. Una volta che avete cliccato su quella, siete, cioè avete tutte le notifiche. Semplice. Ok? Se vi va, seguitemi sui social. Allora, che cos'è innanzitutto una plusvalenza? Una plusvalenza è un ricavo che scaturisce dal fatto che tu vada a cedere, in questo caso un giocatore, ma si può fare anche con dei beni. In questo caso parliamo di una società che vende giocatori. Quindi, parliamo nel caso. No, parliamo proprio in generale, senza andare troppo nel generico, parliamo invece nello specifico della società, ok? Se tu prendi un giocatore, è un bene di fatto, per la società è un bene quel giocatore, e lo compri a 10 milioni di euro, ok? Compro un giocatore a 10 milioni di euro. A un certo punto decido di fare un piano di ammortamento, perché giustamente una società non può pagare tutti e 10 milioni in un anno solo, cioè dividi il prezzo, no? Questo piano di ammortamento dura 5 anni e ogni anno io pago 2 milioni. Quindi 2, 4, 6, 8, 10. In 5 anni io pago questo giocatore. Mettiamo caso che io dopo un anno decido di vendere il giocatore. Dice, guarda, questo qua è proprio scarso, lo voglio vendere, va bene? Io ho pagato solo 2 milioni di quel giocatore. Va bene? Quindi il valore a bilancio di quel giocatore sarà 10 milioni, che è quello che è il prezzo del giocatore, meno i 2 milioni che io ho pagato. Quindi quel giocatore vale 8 milioni. Ok? Se io quel giocatore lo vendo a 9, io ho fatto plusvalenza di 1 milione. Cioè, se lo vendi a di più, hai fatto plusvalenza, a di più del valore attuale. Ora, la Juventus è una società che ha fatturato milioni e milioni di euro e la cui attività relativa alla vendita riferita al 10%, cioè la Juve nelle ultime 6-7 stagioni ha realizzato plusvalenze per il 10% del fatturato. Capito? Quindi fate voi un calcolo su una media di 600 milioni, diciamo partiamo da 6-7 anni, partiamo dai 450 ai 700, diciamo così, ok? Quindi è un aumento, no? E in questi 6-7 anni tu hai realizzato il 10% di plusvalenza sul fatturato. Ora, una persona intelligente, no? Chiedo tanto, perché alle persone che accusano la Juve chiedo tanto, ma una persona intelligente dovrebbe capire che una società capace di fatturare 700 milioni di euro, se mai volesse proprio fare una cosa illegale, diciamo, oggi abbiamo deciso di fare delle cose illegali, io non vado a fare plusvalenze
su dei giocatori che mi danno le briciole e soprattutto non vado a fare plusvalenze per un valore del 10% del fatturato se voglio incrementare questo mio fatturato, ok? Ma vado a fare delle plusvalenze molto più consistenti. Quando io poi vado a vedere che all'interno di un fatturato dice quante plusvalenze hai fatto, 1, 2, 3, conto le plusvalenze e vedo, ok, ma quanti milioni hai calcolato? Il 30%. Allora ti posso dire, cavolo, tu negli ultimi anni il 30% del fatturato è fatto di plusvalenze, che sono plusvalenze pesanti. Quindi là ti posso dire, sicuro che non hai fatto niente di illegale, ma all'interno di un fatturato di 6-7 anni continui, con fatturato che arriva dai 4 ai 7 e c'ha il 10% di plusvalenze, una persona intelligente e che ha fatto le scuole dell'obbligo, come ne fa a dire che quelle plusvalenze sono illegali? Cioè, io, per logica, se avessi voluto fare qualcosa di illegale, una persona, ripeto, colta e intelligente, se avessi voluto fare qualcosa di illegale, sapete cosa avrei fatto? Avrei comprato un giocatore a 90 milioni, spendendo un sacco di soldi. Poi l'avrei fatto, ci avrei fatto fare una stagione ad alti livelli, avrei preso il valore a bilancio di quel giocatore, che probabilmente sarebbe stato sui, insomma, sicuramente minore di 90 milioni, perché ho pagato una parte. E avrei rivenduto quel giocatore tramite un'operazione a specchio con un altro top player, quindi andando a registrare a bilancio una cifra di 120-150 milioni, facendo plusvalenza di 70-80 milioni in una volta sola. L'unica operazione che la Juventus ha fatto di questo genere, che non è neanche un'operazione che la Consob ha contestato, è stato Arthur Pjanic, operazione che è stata vista e ignorata, cioè neanche nelle indagini è finita. Tu sei finito nelle indagini per le plusvalenze sui ragazzini, tipo giocatori della primavera venduti tipo a 5-6 milioni. Ma la domanda che ti faccio io in questo momento è: ma allora perché i giocatori della Juve della primavera sono stati venduti a 5-6 milioni e sono per voi trasferimenti? Cioè, non sono cose che si possono, quindi sono cose che tu vai incontro a delle cose legali, mentre ci sono squadre che all'interno della Serie A hanno utilizzato giocatori della primavera facendoli valere a bilancio 30-40 milioni e nessuno dice niente. Cioè, per quale motivo questa squadra deve essere colpevolizzata per aver preso giocatori della primavera e averli valutati 3-4 milioni l'uno e ci sono persone invece, squadre invece, che hanno valutato i propri talenti 30-40 milioni? Sono giocatori che non hanno neanche mai avuto modo di essere conosciuti. Perché questa squadra deve essere giudicata colpevole e quella no? Cioè, perché questi sono soldi, diciamo, illegali e quelli no? Se qualcuno di voi mi dà delle giustificazioni che sono lecite, allora possiamo parlarne. Siccome ogni volta che io faccio questa domanda ad una persona che non tifa Juve o ad una persona che va contro la Juve non mi risponde perché rimane come un pesce lesso e non mi risponde, allora voglio vedere se qualcuno di animo buono mi riesce a spiegare questa cosa. Perché io dall'alto della mia competenza e dall'alto della competenza di giuristi e professori, noi tutti non siamo riusciti a capire questa cosa. Siamo tutti scemi. Non siamo riusciti a capire questa cosa. Forse, azzardo un'ipotesi, bisognerebbe cominciare un po' a studiare la materia, un po' a rendersi mai conto che, come Giacomo Leopardi, che a furia di studiare sui libri divenne gobbo e cieco. Ecco, gobbo no juventino, gobbo nel senso che ebbe dei problemi di tifosi. Allora, bisognerebbe fare questo: chiudersi in una stanza buia, leggere un po' di tomi di economia, libri, eccetera, eccetera, studiare che cos'è l'economia e in che modo viene, diciamo, attuata, e poi forse provare a fare qualcosina. Qui è caduto tutto nel frattempo, voi non potete vedere, ma qua sta staccando tutto. Quindi fare qualcosina a livello tipo di studio, eccetera. Invece no, vedo che la maggior parte della gente questa cosa non la fa. Evidentemente sarò, ripeto, sono probabilmente un imbecille perché contento di far ragionare persone su cose legali e economiche, quando in realtà basta dire la Juve ruba. Leggersi due cavolate che sono state scritte, ripeterle come un robot e far finta di essere competente. La maggior parte della gente che accusa la Juve, se gli va e chiede come si fa un procedimento di bilancio, non sa manco quello che sta a dire. Quindi fatemi un favore, vi informate dalla gente giusta, per cortesia, al fine di evitare di sembrare persone disinformate. Informatevi dalla gente giusta, perché quando intuite che qualcuno sa, io penso che si veda la differenza tra qualcuno che sa qualcosa e qualcuno che non la sa. Penso che si veda, penso che sia molto chiaro. Quindi fatemi sapere un pochino nei commenti.
Che cosa ne pensate voi? Datemi un pochino un parere da questo punto di vista, un'opinione, un pensiero, datemi un'opinione, fatemi sapere, ragazzi.